Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Voghera, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Nella classifica annuale che riguarda la qualità della vita nelle città italiane, Mantova è al primo posto. In ordine poi troviamo Trento, Belluno, Pordenone e Bolzano, mentre Roma si classifica all'80° posto, posizionandosi su livelli di qualità di vita insufficienti. Lei ha mai visitato una di queste città? Queste no. Bolzano? Mantova, Roma. Le ho viste tutte, diverse volte, ripetutamente, e condivido questa classifica, particolarmente conosco Mantova perché l'ho frequentata molto anche per lavoro e negli anni l'ho vista sempre bellissima e sempre migliore. Trento altrettanto, era prima in testa. Si trova d'accordo con la classifica? Sorprende Mantova. Perché l'ho visto una volta, toccate fuga. L'impressione è che sia una città veramente a portata d'uomo. Bolzano sicuramente non è una scoperta, cioè la qualità dei servizi è molto più alta. E Roma non è una sorpresa in negativo. Città bella, bellissima da un punto di vista patrimonio artistico, eccetera, però come servizi inaffidabile, metropolitane, autobus, sporcizia. Quindi sì, secondo me riflette più o meno quello che è la realtà, insomma. Mi sembra che sia una classifica quantomeno ragionevole. Che cosa ne pensa del fatto che Roma si possa trovare in una posizione così bassa? Ormai nella situazione in cui siamo che sia così, ma penso che queste città io non le ho visitate, ma quelle poche che ho visto ormai siamo veramente allo sbando in tutto, veramente. È uno scempio per tutto. Cosa ne pensa invece della qualità della vita a Voghera? La qualità della vita a Voghera, secondo me, io che sono piuttosto anziano, mi ricordo che una volta Voghera era nota in giro, quando trovavo qualche amico, per una cittadina bella, ordinata, con un buon clima tutto sommato, perché abbiamo le colline. Così, francamente, la vorrei un po' più pulita, perché la vedo, la vorrei con un po' meno teppisti in giro che sporcano muri. Mi piacerebbe veder pulire i muri, poi vengono risporcati, ma intanto ripulirli. Mi piacerebbe vederlo un po' più ordinata. Ecco, quindi pretenderei qualcosina di più. Per quanto riguarda la zona nostra, è veramente una cosa indecente, veramente, soprattutto per il lavoro, perché è veramente uno scempio. I giovani non hanno nessuna opportunità. È inutile che il signor Renzi dica che i giovani hanno grandi opportunità. Venga nell'Oltrepò a vedere cosa c'è per i giovani, che più che contratti di un mese, due mesi o che cosa, non esiste. Quando poi al terzo rinnovo li lasciano a casa. Io vorrei sapere dove fanno tutte quelle statistiche, che sono veramente delle cose oscene per prendere in giro noi, perché prendono in giro gli italiani convinti che sono tutti dei dementi, probabilmente, cosa che non è così. No, è alta, secondo me è alta. Toccando con mano altre città più o meno della stessa entità di abitazione, di popolazione e tutto, sembra che comunque i servizi siano buoni. Per fare questa classifica sono stati presi da considerazione alcuni parametri come la criminalità e il livello del tenore di vita all'interno della città. Per quanto riguarda Voghera, lei che valutazione darebbe da 1 a 10 per quanto riguarda la criminalità? Ma qua è un discorso effettivamente piuttosto complesso, nel senso che bisognerebbe conoscere i dati delle denunce, perché so, a me ho rubato 3 biciclette e non ho fatto una denuncia, perché tanto sapevo che sarebbe stato inutile e facevo perdere tempo alla polizia. La collocherei più o meno tra un 5 e un 6, grosso modo, diciamo 6, via, visto che sono attaccato alla mia città, diamogli un 6. E per quanto riguarda il tenore di vita invece che voto darebbe? Il tenore di vita anche qua siamo credo a livelli, non so se arriviamo alla sufficienza, la crisi ha morsicato parecchio duramente, la nostra è una città di pendolari e anche i pendolari su Milano risentono della crisi che c'è anche a Milano, certamente minore della nostra, quindi probabilmente anche qua occorrerebbe uno sforzo per quello che è possibile maggiore nel tentativo di facilitare l'insediamento di imprese, ma di imprese produttive,
perché è importante che noi insediamo centri commerciali, per carità, danno posti di lavoro, ma poi risentono automaticamente della riduzione dei consumi. La manifattura praticamente, che era fortissima una volta, dalla Snia Viscosa, tante altre aziende, alla Rona, per stare a una nostra azienda, praticamente la parte industriale è calata. Mi piacerebbe vedere delle iniziative incentivanti che dettassino almeno per le imposte locali per un lungo periodo le imprese che vengono a insediarsi qua, cioè delle decisioni che spingano a dire vado a Voghera perché come azienda risparmio, insomma.